Vieni, andiamo dentro. Oh, eccoci qua. Ciao Lumi, come stai? Oh, eccomi qua di nuovo dentro Lumi. Oggi unboxing. Allora, adesso devo trovare una sistemazione per questa, per la GoPro. Io pensavo, andiamo un po'. Allora, io pensavo, dato che qua sarà il punto di ripresa, io mi metto là, questa la piazzo, la potrei piazzare qua sopra, qui, l'appoggio qui, in questa parete, così si vede dentro lo scatolone. Ok, allora. Ah, eccomi qua. Ciao. Mamma mia, che buon profumo questo incenso. Allora, intanto parlo di questa, che è una busta che mi è arrivata oltre ai pacchi. A questi tre pacconi mi è arrivata questa busta, ma non la apro oggi, perché questa la aprirò quando, più avanti, non vi dico niente. Oggi apro questi tre pacchi che sono arrivati qualche giorno fa, e quasi in concomitanza con il mio compleanno, quindi è stato un regalone veramente bello, proprio un bel regalo da una ditta che ormai avete capito di chi si tratta, la Membrapol, che a suo tempo mi aveva regalato il kit completo per impermeabilizzare il tetto, lavori che ho fatto quest'estate, che potete trovare nei video vecchi. Da quest'estate ha piovuto tantissimo e qua non si è vista una goccia qua dentro, quindi impermeabilizzazione perfetta. E adesso mi sono arrivati questi tre pacconi che non vedo l'ora di aprire. Quindi inizio l'unboxing. La Membrapol, adesso farò un po' di casino con questa plastica, quindi no. Faccio un po' alla volta. Dicevo, la Membrapol è una ditta che ho incontrato alla fiera del camper su a Parma. Non ho conosciuto di persona Marco e anche tutti i suoi colleghi. Sono persone squisite, mi sono trovato veramente bene con loro. Marco, tra l'altro, mi ha seguito dall'inizio alla fine tutti i lavori che ho fatto sul tetto, e quindi sono riuscito a fare anche un filmato dove spiego come utilizzare al meglio i loro prodotti. E questa ditta specializzata nel campo dell'edilizia ora si sta specializzando anche nel campo dei camper, e vediamo cosa c'è qua dentro. A proposito di camper, allora, intanto saluto Marco, se mi stai guardando. Allora, imballaggio, e si vedono già i primi barattoli. Da lassù si vede, non spiare, eh? Allora, anti UV, iniziamo dalla fine. Questo è l'anti UV. Qui c'è una nuova etichetta, nuova etichetta del barattolo. Oh, qui c'è il numero, non guardate il numero del RAL, questo è l'anti-UV colorato, del colore che ho scelto io, che è la rifinitura a fine trattamento, anti-UV appunto. Questa è l'anti-UV, componente A, componente B, col numero che non vi svelo, perché non voglio svelare di che colore ho scelto di fare lumi. Poi questo magnifico barattolone, questo
Primer, ah ecco, primer alluminium componente B, questo è il primer, ecco, questo all'inizio, questo alla fine, questo all'inizio. Questo è anti-UV componente B, un altro anti-UV. E questa la prima scatola finita. Mamma mia, che bel regalo, che bel regalo. Unboxing, unboxing di questo bellissimo regalo. Ok. Allora, qui ci sono altri barattoli e ci sono anche, fantastici, i sigillanti. Sigillante camper poliuretanico. Ottimo. Questo per la rifinitura delle varie finestre della porta. Qua. Poi diluente, ottimo, anche barattolone di diluente. Fantastico. Diluente poliuretanico 5 litri. Imballo, imballaggio. Qui ci sono due. Queste cosa sono? Membrapol primer alluminio componente A. Ah, ok, quindi questa è la componente A del primer. Perfetto. Metto qui. E questo sarà un altro primer. Vediamo un po'. Anti-UV, questo è l'altro colore. Qui c'è il RAL, il numero. Quindi questo è l'altra vernice di rifinitura anti-UV con il colore che ho scelto io. Perfetto, c'è più posto qua. E qui mi pare che non c'è. Ah sì, tappini, del sigillante e via. Seconda scatola. Terza scatola. C'è. Allora, finora ci sono primer anti-UV. Qua dentro cosa c'è? Orca, le magliette Membrapol. Grazie. Bel regalo. XL e S. 2XL e 2S. Grazie Membrapol. Grazie. Allora, metto qua. E i cappellini. Grazie. Due bianchi e due blu. Metto qua. E poi altre quattro belle scatole pesanti. Questo era il pacco che pesava di più. Allora, questi sono tutti uguali. Sì, esatto. Questo è il impermeabilizzante 260 camper. Questa è la guaina impermeabilizzante, la stessa che ho passato sul tetto. Esatto, anche questa. E anche questa, perfetto. Allora, anche questa è fatta. Quindi, quattro bei barattoloni per impermeabilizzare e colorare anche le pareti del camper di lume.
Cos'altro dire? Questi prodotti sono veramente ottimi prodotti, l'azienda poi tra l'altro li garantisce 10 anni se portate il camper a fare il lavoro in officine, nelle officine autorizzate, hanno 10 anni di garanzia e questo dimostra la qualità e l'ottima qualità di questi prodotti. È un sistema brevettato, quindi non rimane che terminare i lavori fuori. La parete, quella incidentata, è da completare, c'è da montare la porta. E una volta finiti i lavori esterni, verniciare tutto, muso compreso, di due colori diversi, che vi svelerò ovviamente quando farò il lavoro. Poi, tra l'altro, volevo anche salutare Thomas Brotto che ha indovinato, perché nella pagina Facebook, io nel gruppo Facebook avevo chiesto di indovinare cosa c'era dentro questi tre scatoloni e Thomas Brotto ci ha indovinato. E niente, quindi è tutto qui. Grazie ancora a Membrapol per questo fantastico regalo e a presto con un nuovo video. Ne ho già uno che devo finire di montare. Ecco, è un po' diverso dal solito, non ci sarà lumi, però è un bel video secondo me che parla di una cosa, di una mia passione che ho ripreso dopo qualche anno. Quindi a prestissimo, ciao! Ah, anche là, volevo salutare anche là, ciao! Ciao!